La sezione Programma allenamenti è predisposta per programmare esercizi e allenamenti macro, meso e microcicli e le singole sessioni di allenamento. Nella scheda Elenco esercizi è possibile creare e visualizzare gli esercizi necessari. In ogni caso, sul sito www.gktrainer.com sono disponibili delle raccolte di esercizi gratuiti ed altre a pagamento, da installare nell'applicativo GK Trainer per arricchire la propria collezione. Dall'icona dei dettagli si accede alla scheda del singolo esercizio, ove si possono inserire disegni e filmati, mentre i materiali, gli elementi tecnici, condizionali e coordinativi vengono selezionati tra quelli proposti dalle rispettive liste a discesa. Tutti i dati degli elenchi sono modificabili dalla sezione Configurazione allenamento. Nella scheda Elenco allenamenti vengono creati allenamenti specifici combinando diversi esercizi. Dall'icona di dettaglio si accede alla scheda di allenamento, dove è possibile scegliere gli esercizi da utilizzare e il loro ordine ed eventuali filmati esplicativi. La lista con la quantità esatta dei materiali necessari per l'allenamento viene automaticamente calcolata cliccando sul pulsante Aggiorna, in modo da non portare materiali superflui. Se vengono apportate modifiche alla lista degli esercizi, sarà quindi necessario cliccare nuovamente il pulsante Aggiorna. Le schede Elenco macro, meso, microcicli e sessioni descrivono come sono stati pianificati gli allenamenti. Infatti è possibile programmare le singole sessioni di allenamento raggruppandole in cicli settimanali, microcicli, mensili, mesocicli e cicli di più mesi, macrocicli. Quindi le date di inizio e fine di ogni ciclo o sessione devono essere comprese all'interno del ciclo di cui fanno parte. Ogni sessione è abbinata ad uno degli allenamenti costruiti in precedenza. È possibile visualizzare anche graficamente il tempo dedicato durante le sessioni di allenamento agli elementi condizionali, coordinativi e tecnici. Diversamente dai grafici della sezione portiere, che si riferiscono al tempo dedicato dal singolo portiere selezionato ad ogni componente dell'allenamento, i dati qui indicati sono relativi al tempo previsto dalla sessione o dal ciclo selezionato per ciascuna componente dell'allenamento. Inoltre è possibile attivare il filtro per vedere soltanto i dati relativi ad un singolo ciclo di allenamento, che sarà evidenziato con uno sfondo giallo, mentre gli elementi filtrati compariranno a destra oppure sotto l'elemento scelto.